Il lavoro piano piano sta ripartendo, ma le imprese si trovano a dover fare i conti con una carenza di manodopera. Se da un lato infatti si intravedono dei segnali di ripresa, dall'altra mancano le abilità, i saperi e i mestieri. Tra i settori in maggior sofferenza, il tessile. Purtroppo la criticità della mancanza di manodopera è un problema che da anni ci attanaglia e che ora, in un momento in cui un po' di lavoro c'è, si manifesta in maniera eclatante. Per anni abbiamo demonizzato il nostro settore, abbiamo detto che il tessile deve chiudere, che il tessile non è redditizio e quindi ai giovani gli abbiamo lanciato un messaggio denigratorio per le nostre aziende. Adesso quindi abbiamo serie difficoltà a trovare giovani che abbiano voglia di imparare un mestiere. Il problema non è la retribuzione, c'è proprio una mancanza di volontà di approccio verso questo settore. Ovviamente ogni lavoro richiede dei sacrifici, quello del tessile alcuni in maniera particolare, come ad esempio il lavoro notturno e il lavoro per turni, però allo stesso tempo un operaio specializzato, un operaio con un po' di anni di esperienza può portare a casa una retribuzione dignitosa di questo mestiere e a paragone di altri mestieri che si pensano siano più remunerativi, sicuramente maggiore. Rendere dignità a questo tipo di occupazione, questa dunque è la priorità che vede Confartigianato impegnata in prima linea. Stiamo cercando, attraverso l'utilizzo di fondi che verranno messi a disposizione anche per le agenzie di lavoro interinale, di formalizzare dei corsi dove appunto verrà insegnato a questi giovani che ne avranno voglia i mestieri, diciamo, più tradizionali del nostro mondo, di tutta la filiera. Io credo che però le cose da fare siano anche altre. Innanzitutto quella di provare a rendere dignità al nostro settore, di cominciare a far capire al mondo tutto e ai giovani che lavorare in un'azienda tessile non è per niente denigratorio, ma che può dare anche delle soddisfazioni e può essere anche un mestiere appassionante. Del resto ci vorrà comunque una maggiore connessione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro e sicuramente riconoscere all'imprenditore e alle imprese il vero ruolo formativo e quindi ripagare all'imprenditore che forma del personale quel tempo che lui perde appunto a formare, perde ovviamente in senso buono, e riconoscergli questo ruolo in maniera importante. Un mondo, quello del tessile, in costante evoluzione. Un impiego tutt'altro che monotono, ma creativo e appassionante. Un esempio arriva da Franca Gori, alle soglie della pensione, con alle spalle 41 anni di lavoro in questo settore. Lavorare nel mondo del tessile sicuramente per me è stata non una scelta, ma una cosa ovvia, perché al momento che io ho iniziato a lavorare, il tessile era, cioè, il mondo di mercato offriva il tessile. Però io di questo percorso non mi sono pentita. Vedere magari macchinari più datati con l'innovazione anche dell'evolversi del filato, dei macchinari stessi, mi ha dato motivo anche di crescere, una punta d'orgoglio, e anche tutte le ragazze magari che ho incontrato, che ho potuto insegnare quello che ho imparato io, che poi si sono realizzate nel mondo del tessile, per me questo gli è stato un motivo d'orgoglio, perché poi ho visto che si sono distinte nella fabbrica. Farei un appello anche ai giovani a venire a visitare l'azienda, a venire a toccare magari con mano anche questa esperienza, perché nonostante ci siano alcuni sacrifici, c'è anche un motivo di crescita e anche d'orgoglio. Io sono orgogliosa di aver visto poi alla fine determinati filati in un abito oppure in un tessuto per arredamento. Un impiego certo faticoso, fatto di sacrifici, ma ricco di soddisfazioni, come sottolineato anche da Elena Dalla Porta, che da 10 anni lavora alla ritorcitura Vignolini. Vuol dire sacrificio, perché ovviamente la mattina, le notti, insomma, sono degli orari, un lavoro pesante, se si vuol dire, però anche tante, tante soddisfazioni, soddisfazioni perché comunque in questi appunto 10 anni ho visto proprio quello che la crescita dell'azienda dove sono stata, mia, da macchinari più vecchi a macchinari nuovi, sempre cose da imparare, tanta soddisfazione, soddisfazione anche a livello, non per dire, ma anche economico, perché comunque ci sono i sacrifici, ma ci sono anche le ricompense. E quindi niente, questa cosa, cioè, a me piace.